Inizia oggi il countdown per la fine del campionato. 5 sono le partite ancora da disputare, ma ogni punto sarà fondamentale. Amici di PPTV, benvenuti dallo stadio comunale Leopardi di Vimo Drone, pronti per il fischio di inizio di Calvairate, oltre poi a match valido per la 29esima giornata del girone A di Eccellenza. La sponda di Ferraro che non ci arriva, Villoni con la testa, una serie di colpi di testa al pallone, viene messo giù da Persone che prova a inventare allargando per Campanella. È in difficoltà l'oltre po', Campanella punta l'avversario, entra in area, mette un cross in mezzo, non c'è nessuno a ricevere, Persone a terra, l'arbitro fischia. In corsa fin fuori dall'area, Sow contro Guerci. Fischia l'arbitro, rincorsa. La conclusione para Guerci ancora, Calvairate la rete! Calvairate 1, oltre po' 0, l'errore dal dischetto di Sow, ma poi ci pensa Kenza con un tapini il più veloce di tutti. Il pubblico sugli spalti esulta, così come i giocatori in campo. Di Maggio arpiona sulla fascia, combatte in mezzo a due, salta anche il terzo avversario, molto bravo qui Di Maggio. Poi serve Visigalli tra le linee, che allarga per Campanella, arpione all'interno dell'area, anticipato a terra un difensore, la conclusione di Campanella sul portiere, Guerci para ancora al numero 2, prova un cross, attento Chiellini a mettere in calcio d'angolo. Si fa vedere anche a Kenza, pallone che arriva in mezzo ma nessun compagno a raccogliere. Conte affronta Alvitres, ma mette un pallone in mezzo, stoppa Sow, Visigalli in girata, prova la conclusione in acrobazia, non riesce a dar forza al pallone. Guerci va subito al rinvio. Lo Russo, esce Conte su di lui, prova il cross sul secondo palo, conclusione in testa di Cavallotti. La deviazione però del difensore è stato fondamentale. Di Maggio attento comunque in marcatura. Mette giù Di Maggio, prova a saltare due avversari, rimpalla, il pallone rimane lì ma Di Maggio si era girato, può ripartire l'oltre po' con Ferraro, posizionato male col corpo ma riesce a rimanere in piedi, vince il contrasto su Kenza, contropiede, oltre po', cross in mezzo, Cavallotti di testa, pallone che rimbalza appena prima di arrivare al numero 8, biancorosso. Cross sul secondo palo, ci prova Vaglio con l'acrobazia, poi fallo in attacco, cosa stava per combinare Vaglio? L'area di rigore, cercando di creare spazi per i compagni. Cavallotti di prima, proprio per Ferraro, cerca di imbucare il numero 8, salta l'avversario, la conclusione, gol! 1-1, pareggia il numero 8 dell'oltre po', Cavallotti mandando al bar, come si dice in gergo, il numero 6 avversario Scaccabarozzi, che finora comunque aveva disputato un'ottima partita a livello difensivo. Tutto da rifare per la Calvairate, minuto 39 e 50. Soltanto tre giocatori dell'oltre po' a ricevere fuori. Pallone in mezzo, il colpo di testa sulla linea, Conte cosa ha salvato? Attento qui Gabriele a prendere, attento qui Ferraro con il giusto tempismo. Divisa bianco, rosso, blu. Prende la rincorsa, poi serve Sow di testa che intuffo, sigla la rete del 2-1, ma l'arbitro alza il braccio destro chiamando il fuorigioco. Può ripartire la Calvairate che deve cercare il gol per portare a casa i tre punti. Campanella scambia con Conte, è scappato Campanella sulla fascia. Ancora il numero 2, entra in area, Campanella, la conclusione. La parata di Guerci, attentissimo a rispondere al numero 2 avversario. Tres. Lo Russo. Tenta il cross, Vaglio in anticipo sui difensori, mette la palla fuori, dà potenza ma non riesce a indirizzare il pallone. Tre fuori, ma ancora Calvairate che attacca. Di Maggio cerca un cross a girare, Sow impatta con la testa, pallone fuori. Controllo, poi chiude bene Passoni. Di Maggio ancora una volta, Persone cercato, l'arbitro invece fischia tre volte su questo rinvio.
il match che termina con il risultato di 1-1. Rigore sbagliato da Sow, tap-in di Iachenza, poi pareggio di Cavallotti, rete nel secondo tempo di Sow annullata per fuorigioco sugli sviluppo di un calcio di punizione.